Mario. Bentornati sul canale di Access 00, bentornati in un episodio di Super Mario Maker. Siamo su Nintendo Wii U e questo è il primo episodio di Super Mario Maker senza Miiverse. Sì, perché il Miiverse è stato chiuso, quindi sarà sempre possibile pubblicare i nuovi livelli, sarà possibile condividerli tramite ID, ma non sarà più possibile usare il Miiverse per condividerli. E non saranno più supportati i commenti che c'erano ai vari livelli. E quindi durante i livelli, alla fine dei livelli, non sarà più possibile commentare o aggiungere commenti. Perciò è un peccato, però purtroppo il Miiverse ha chiuso, quindi è così, ha cessato il servizio l'8 novembre alle 7 di mattina, se non erro. Purtroppo 4-5 anni di onorato servizio, diciamo così, onorata carriera, però purtroppo Nintendo ha deciso di disattivarlo e quindi è andata così. Noi comunque continuiamo a gustarci i vostri livelli di Super Mario Maker. Quello che ci vediamo adesso è di Jessie G, Tra fiamme e pericoli, ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale vittoria 4,70%, tentativi 85, riusciti 4, e record di Angelo messicano in 30 secondi 979 millesimi. Quindi andiamo subito a distruggerci, disintegrarci in questo modo qui all'interno di questo livello, e io prevedo tragedia in mal... Ma almeno la soddisfazione di stare fermo e rimanere vivo, lasciamela, dannazione! Via di qui subito! No! Era possibile stare vivi lì, qui un po' meno. Qui un po' meno, dannazione. Fatemi capire bene come funziona questo livello, perché ho visto che ci sono dei safe space. Tipo, io ho perso il potenziamento. Tipo, non questo, ma mamma mia. Ok, dal salto sui blocchi interrogativi si può passare direttamente alla piattaforma successiva. Io continuo a dimenticarmi di prendere... ma aspetta, dannazione, di prendere il potenziamento iniziale. Ora lo prendo. Allora, vediamo un po' di fare le cose un po' più per benino, Potenziamento iniziale. Aspettiamo un attimo che quegli affalli ripartano. Dopodiché partiamo noi, stando qui un secondo e arrivando qui, poi saltando lunghi. Vabbè, il potenziamento stavolta t'ho fregato. Ho fregato il primo catenaccio, ma non il secondo, dannazione. Già che c'ero, volevo provare a vedere che c'era qua sotto. C'è un fiore, il che potrebbe essere piuttosto interessante come potenziamento. Non ho visto però che c'era nell'ultimo blocco interrogativo, perché il tuo ha spazzato via tutto, dannatissimo, aveva fretta, voleva venire a schiacciare noi. In effetti poi alla fine è andata così, ci ha schiacciato. Però magari se avessi aspettato un secondino, caro tuo, che c'era nell'ultimo... Ah, ok, c'è un altro... C'era una one up anche accanto. Dannazione, meno male ho saltato lì, perché altrimenti andava a finire veramente male. Ora il guaio è che... Mamma mia. Ok, questo sparerà. Ah, grazie. Per... No! Perché ho detto grazie, dannazione? Questo è stato il pallottolo Pill che non è spuntato alla prima. Ha detto, vabbè, ma ti faccio paura. Ti faccio cadere nella lava, dannazione. No, dai. Prima mi ha buttato fuori il fuoco più tardi e poi c'era anche una palla di fuoco di Bowser lì davanti. È tostissimo questo livello, è veramente bello, concreto e difficile. Più che altro bisogna vedere la strada, perché vedo c'è un pattern che andrebbe seguito per rimanere vivi. Tipo, questo potrebbe essere uno. Però comunque, perché semplificarsi la vita quando ci si può complicare per ben benino, no? Voglio dire, tipico mio, altrimenti non sarei io, dicevo, appunto. Ok, questa volta è andata. Mamma mia, ci ha pelato il capellino. Comunque, arrivati qui, io vedo che lassù... No, vai, vai Ale, perché qui ci sono Twomp. C'è anche un Kamek. Vai. No, grandi, sono saltato sopra Kamek. Sono riuscito ad arrivare fin qua, mamma mia. Rischio tremendo, ma l'importante è che il nostro Mario ce l'ha fatta. E tra l'altro mi avanzava un potenziamento. Quindi... E certo, Mario number one, sempre e comunque, grandi così. Finito questo livello, era bello tosto, breve, perché era breve, ma è giusto così, perché più lungo... Oddio, forse con un checkpoint potevi arrivare a farlo anche un pelo più lungo, però dai,
Direi che può andare bene così. Intanto la mia connessione, come sempre, vedete, ogni tanto si riaccapa. Come vedete, non ci sono più i commenti. Come vi dicevo prima, causa cessazione del servizio Miiverse, i commenti sono spariti. È un peccato perché c'erano. Alle volte c'erano anche delle storie, no, durante i livelli. Quindi questo è un vero peccato. La stella te la sto lasciando con calma e per piacere. Ok, perfetto. Appena la mia linea si deciderà a eseguire il comando. Dicevo, la stella comunque te l'ho lasciata perché è un bel livello. Più che altro è abbastanza difficilotto. È breve, però è intenso. E mi piacciono questi tipi di livelli. Quindi, brava Jessie. A tra un attimo con il prossimo livello. Simone ci porta livello Fast 3, ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale vittoria 3,63%, tentativi 110 di usciti 4 solamente, wow, record di un'americana, si chiama Sunwoo in, ci ha messo un bel po', 3 minuti 5 secondi, quindi io ci metterò 20 anni e mezzo, va bene, ok, d'accordo, Simone mi vuoi proprio del ma far male, mi vuoi proprio veramente male, allora, mettiamo un attimo sto funghetto così subito all'inizio, poi quello ci darà fastidio. Lo smartellatore lì ci potrebbe dare molto fastidio. Avrei potuto magari toglierlo, ma ormai è andata così. Noi via di qui il prima possibile. No! Dannazione, che il gumbalato ci hai messo. Proviamo. No! L'avevo saltata. Ok, togli pure quel blocco, gentilmente. Gentilmente, non è che mi toglieresti anche sto blocco se... No! Ok, facciamo. No! Dannazione! Va fatto. Credo vada fatta una cosa del genere, perché altrimenti come diavolo ci si va di là? Ma dove vai, Mario? Partito per la tangente per i fatti suoi. Bene, bene così. Ok, d'accordo. Bravo Mario, allora. Che devo dirti? Ma se io faccio una cosa del genere, magari ci si passa. Qui intanto c'è un potenziamento fiore. Però non credo si possa passare esatto di là in alto. Quindi, esattamente. Come faccio a cadere qui senza... Vabbè, facciamo così. Che ce la dovrei... Ok, ce l'ho fatta. L'importante era questo. Senza potenziamento credo si debba scivolare giù e ci si fa. Però non è semplicissima come cosa. Ora, qui l'ho lasciato aperto. Perché io dovrei andare a destra? O perché è una fregatura andare a destra? Tanto sta porta non ci si entra. Proviamo a entrare in questo tubo. Va che è meglio. Evitiamo... Fregature particolari. Mamma mia. E basta. Kamek, calmatevi. E datemi una regolata, dannazione. E ve la do io la regolata allora. Eccoci, ovvia. Allora, vediamo un po' di prendere questa piattaforma. Ora che mi... In diagonale. Sapete che le piattaforme in diagonale non è che si vedono tanto spesso nei livelli. Quindi è una cosa, diciamo, un po' alternativa. Perché davvero, di solito non si vedono. Quindi checkpoint preso. Potenziamento preso. Io questa porta momentaneamente la eviterei. No, la devo prendere per forza perché altrimenti non ci si. Se c'era un checkpoint tale, c'è un potenziamento del volo. Magari forse dovresti provare a utilizzare questo volo. E invece no. E invece no. Forse ho capito. Però è più fastidiosa. Ah, di poco. Ho visto roba! C'era la porta che ci portava a niente, ok, d'accordo. Si fa in quel modo, ma ha preso un po' meglio il salto, perché obiettivamente non l'ho fatto tanto bene. Però, dai, Mario, forza che ce la facciamo adesso. Quasi. Quelle campanelle ci dicono che effettivamente era giusto. Va bene, l'importante è che stiamo morendo. Immancabilmente, e anche male, no! Se lo sapevo, saltavo l'unico. Mi piacerebbe sapere dove hai messo. Credo un Twomp che schiaccia una P. Deve essere da qualche parte, ma non ho ben capito dove. Stavolta l'ho fregato. Ah, è lassù, guardate. Era appunto lì di sopra. Eccolo lì. Il Twomp che schiacciava le due P che toglievano i mattoncini dai nostri piedi. E anche meno, maledizione. Qui come fa? Ah no, già preso la chiave. Via. No, Yoshi no! Yoshi è rimasto di là, dannazione! Dai, Yoshi, che ce la fai lo stesso a rimanere vivo! Perché qui. Ok. Meno male non hai messo le tantatalpe perché altrimenti. No, c'erano le tantatalpe. Le tantatalpe, dannazione! Dai, che ce la facciamo! Sono visto malissimo! No!
Sì, grandi, 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 fatta, grandi così. Mamma mia, ma hai lasciato, non c'è una piattaforma lì, te la sei dimenticata oppure semplicemente è andata per conto suo e poi scivolata via di sotto? Cioè, dovevo fare più veloce io ad arrivare fino lì, perché effettivamente, cioè, non l'ho vista io proprio la piattaforma, però può essere colpa mia. Sicuramente, anzi sarà colpa mia. Nuovo record tra l'altro. Mo vieni qui per i sbagli, abbiamo fatto qualcosa di buono. La stella te la lascio, Simone, perché il livello mi è piaciuto, divertente e particolare. Tra l'altro hai messo un botto di nemici. Ci sono sequenze di platforming molto diverse tra loro nel corso del livello, perché la fine è molto più caotica rispetto a un inizio un po' più calcolato. Quindi per me è un bel livello, bravo Simone. Ci vediamo con il prossimo, che dovrebbe essere sempre tuo tra l'altro. Ah, c'è anche un Axios lì sotto. Mi sa che l'avevano già fatto quello, credo. Non saprei, comunque un grazie a chiunque l'abbia creato. E poi esattamente sempre di Simone, il prossimo, questo livello che ci apprestiamo a vedere, si chiama Incubo Infinito. Nome perfetto, un nome tutto un programma, ambientato in Super Mario World. Percentuale di vittoria 3,12%, tentativi 32, riusciti uno solo. Record di un giapponese, il nome è lui, il nome è quello. In 1 minuto 42 secondi e 275 millesimi. L'ambientazione in Super Mario World mi piace, anche parecchio. Quindi vediamo un attimo in che cosa consiste questo incubo infinito. Consiste nel rimanerci quasi subito, praticamente. Bene. Fa piacere. Twomp, signor Twomp, anche un po' meno andava bene lo stesso. Povero... Ah, no. Tanto a finire non male, peggio. Questo è forse troppo caotico. Magari non ho capito bene io cosa bisogna fare, ma l'ho visto un pelino troppo caotico, sinceramente. Vediamo un po' se riusciamo a gestire il tutto. Più che altro perché... Ah! Quella P non c'è modo prenderla! Più che altro le fiamme di Bowser sono un elemento che incasina il livello. Perché sono casuali, capite? Mentre il resto comunque è, può essere calcolato, tipo quelle fiamme lì e tutto il resto. Ma le fiamme di Bowser no. E quindi è un bel problema. Noi nel frattempo continuiamo a rimanerci, perché io di qua non ci passo. Invece sì! Fugge! Fugge Mario! Il nostro Mario fugge! Fugge lungo, no! Martellata! Tra l'altro ho preso neanche il martello in sé per sé, ho preso il manico del martello nei denti. Bello in questo modo. No! Mario, che diamine fai? Non ce la faremo mai stavolta ad arrivare di là. Invece ce l'abbiamo fatta. Zitti tutti, voglio riprovare come prima! Stavolta andrà peggio. Però no, avevo quasi preso la nuvoletta. Era, secondo me, una buona idea prendere la nuvoletta e scorciare saltando lunghi sopra. Però vabbè, è andata così. Lunghi adesso. No, non è entrato nel tubo. Non è entrato nel tubo. Stavolta il martello era dalla parte giusta. La cronaca. Non credevo si potesse morire in questo modo. Però non sono l'unico, c'è già finito qualcun altro. Senti che... Ah, ce l'avevo fatta a rimanere vivo, che peccato. Mamma mia, andiamo subito nel tubo e non perdiamo tempo in alto. Non perdiamo proprio tempo lì. No, dai, avevo fatto il salto giù. Giusto, arrivavano le lingue di fuoco proprio, stavano per arrivare. E qui devo finire male perché sono stato lì sopra invece che montare sulla piattaforma. Va bene, d'accordo. L'importante è aver visto ancora un altro po' di livello. È fattibile, eh? È un po' troppo confusionario questo. Mi è piaciuto molto di più quello prima. Però è comunque fattibile anche questo. Non così, ma è fattibile. Stavolta facciamo così. Andiamo di qua. Meno male non ci sono trollate lì sopra. Almeno non ho visto niente di nascosto qui. Ale, occhio, perché la trollata te la stai facendo da solo. Infatti non vedo cosa sono, ossi di tartosso quelli.
Sì, credo fossero ossidi d'artosso, ma l'importante è essere arrivati qui vivi, soprattutto al checkpoint. Meno male, c'era un checkpoint. Vai così, mamma mia. Beh, no, Ale, fermo lì, per l'amore del cielo. Devi stare vivo e passare di sopra. Non andare di là. C'era Bowser Jr. che ci stava arrivando dritto, dritto in faccia. Ma ce l'abbiamo fatta a passare più o meno vivi. Dov'è? No! Siamo sopravvissuti, non si sa come. Come vedete, era quello che vi dicevo io. È un po' troppo casuale. È un po' tanto casuale. E soprattutto, io ero uscito dal primo tubo, spero. Sì, mi sembra di sì. Ora, per arrivare fin là, io dovrei cadere da qui. No! Il degenero per la fine! Cattivissimo! Questa mi è piaciuta! Questa mi è piaciuta tanto! Hai bloccato tramite quelle due spine laterali, Bowser, lì. Se ne avevi messe anche due dietro, che non mi ricordo se si può fare, però, ma se le avessi messe, ti giuro, dietro al traguardo, intendo, sarebbe stato il degenero lì alla fine, perché avresti costretto il giocatore o a combattere Bowser e a batterlo, oppure addirittura cercare di prendere al volo il traguardo, sarebbe stato epico. Allora, la stella te la do per il finale, per la parte finale che mi è piaciuta molto di più che la parte iniziale. La parte iniziale è veramente troppo caotica. La parte finale invece mi è piaciuta molto molto di più. Tra l'altro, secondo me, ti giuro, mettere quelle due spine alla fine, dopo il lì al traguardo, sarebbe stato fenomenale vedersi Bowser lì bloccato, che non poteva uscire, e tu dovevi prendere al volo davvero il finale, sarebbe stato epico. Comunque, Simone, grazie per i tuoi livelli, grazie Jenny, grazie a tutti voi che mi mandate i vostri livelli costantemente, veramente grazie di cuore, perché ormai Super Mario Maker è riuscito da un bel po'. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video, devo fare dei saluti, soprattutto devo fare un augurio, un grandissimo augurio di buon compleanno a Gabriele Di Bracciano, che compie 10 anni, quindi auguroni Gabriele. Poi, tra l'altro, volevo anche salutare Giovanni, Francesco e Marco che mi seguono, quindi grazie e ciao anche a voi, grazie ovviamente a tutti voi di seguirmi, ci mancherebbe altro. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di iscrivervi alle mie pagine di Facebook e Twitter, seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, anzi Miiverse no perché l'hanno chiuso, quindi togliete Miiverse, e se vi va di aggiungermi all'amici di Wii U, PlayStation Network e Steam. Ho la lista amici per Nintendo Switch piena. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!